Le città sanno da tempo di doversi confrontare con il cambiamento climatico. Temi come il riscaldamento globale e l'innalzamento del livello del mare sono oggi diventati centrali nelle politiche nazionali e locali. Ondate di calore ed eventi climatici estremi sono sempre più frequenti. Oggi più che mai è necessaria una nuova relazione tra uomo, ambiente, natura e mare, fondata sul rispetto e la cura del pianeta. Abbiamo bisogno di verde nelle nostre città, ridurre il cemento, diminuire le emissioni di carbonio, risparmiare l'acqua e preservare la biodiversità. Il Parco del Mare di Rimini, lungo 15 km di costa, nasce dalla volontà di affrontare le sfide del cambiamento climatico e creare nuove connessioni verdi. Il Mare di Rimini, da sfondo, torna ad essere presenza centrale per una nuova relazione con la città e i suoi abitanti. Il piano di salvaguardia della balneazione, segnalato dall'ONU per la sua importanza nella tutela degli ambienti marini, ha previsto, nella zona sud, imponenti vasche di accumulo delle acque piovane, la separazione delle reti fognarie nella zona nord, il raddoppio del depuratore a Santa Giustina. La strategia di sviluppo urbano sostenibile di Rimini, conosciuta come ATUS, prevede entro il 2026, grazie a risorse europee, la riqualificazione degli ambiti urbani del Porto Canale Fluviale e di San Giuliano Mare. Il completamento del Parco del Mare, la realizzazione di un nuovo tratto della Baia di San Giuliano, la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'Arenile, percorsi ciclopedonali, spazi pubblici ad uso sportivo e ludico, impianti a basso impatto ambientale, per restituire ai luoghi la loro originaria vocazione naturalistica. La riqualificazione del capanno da pesca sulla sponda destra del deviatore Marecchia, dedicato alle attività outdoor del Rimini Blue Lab. La realizzazione del nuovo boulevard blu urbano, con la riqualificazione delle banchine del canale fluviale e portuale di Rimini, un'area identitaria della città che si trasforma in uno spazio urbano di relazione da vivere e fruire in sicurezza. Il Rimini Blue Lab, laboratorio educativo che lavora sull'anima verde e blu della città, per promuovere e diffondere la conoscenza e la cultura del mare, in particolare tra le nuove generazioni, agendo in collaborazione con il laboratorio aperto Rimini Tiberio, per continuare a fare crescere la comunità digitale riminese. Tutto questo accadrà a partire dai prossimi mesi. Contribuisci anche tu con la tua idea.